Gli appuntamenti che ha una data fissa nel calendario della categoria Juniores il 18 agosto, imprescindibile, indipendentemente dal giorno in cui cade eh, nel calendario è il giorno della Coppa Linari. Siamo arrivati alla 55esima edizione, e anche in questa giornata ci sarà la gara nazionale riservata alla categoria Juniores che si snoderà intorno a Bugiano e Borgo a Bugiano. Come dicevamo, uno di quegli appuntamenti che hanno una giornata fissa nel calendario il 18 di agosto e indipendentemente dalla giornata in cui cade. Perché? Perché in teoria per gli juniores si potrebbe correre solo ed esclusivamente nei giorni festivi, ov ovviamente e le domeniche. Mentre questa è una di quelle gare che ha una deroga particolare eh, dalla, eh, dalla federazione. È una giornata che fa anche dal ritrovo, anche al termine delle ferie. Tante, tante persone si ritrovano a Borgo di Bugiano per eh, gustare questa gara che annovera i migliori juniores del panorama nazionale e internazionale. Anche perché chi vince in genere alla Coppa Linari è sicuramente un corridore di sicuro a venire. È questa l'occasione anche per ricordare una persona che tanto ha fatto per questa gara e non solo Moreno Luchi, è intitolata anche a lui. E più tardi, poi ricorderemo anche, anche a chi è intitolata questa gara. E quindi, ovviamente, prima di partire, doveroso il eh, saluto a Moreno Lucchi, il campione toscano. Allora, insieme alla consigliera eh, regionale Gradassi, insieme al, a uno dei figli di Moreno, Andrea, insieme a Oriano Orsucci, che è il presidente onorario della società organizzatrice, dicevamo poco prima. Di partire questo momento di riflessione e eh, di eh, ricordo per Moreno Lucchi, insieme anche al presidente eh, regionale Giacomo Bacci. Andiamo allora a ricordare chi sono coloro che daranno vita alla 55esima Coppa Linari. Per 159 atleti al via, la Locos Fix, la squadra russa, eccola qua che la vediamo proprio inquadrata, la nazionale slovena, la Pasta Sgambaro, la Noceto Nial Cycling Team, l'Unione Ciclistica Casano, la Civita Vecchiese, Fratelli Petito, la Team Coratti, l'Unione Ciclistica Foligno, la Fosco Bessi Calenzano, la Work Service Liotto, la Stabia Ciclismo, la Contri Autozai, la San Carlese, la Cyber Team Breganze Group, l'Italia Borgo Panigale, la Romagnano, la Progetto Ciclismo Sorrentino, la All Sports, l'Esperia Petalo. Luca Biella, la Borgo Rinascita Ormelle, il team Franco Ballerini, la società ciclistica Capriolo, l'Industria Forniture Moro, la Nibali Messina, il team Mame Papà Fanini, la New Project, la ciclistica Bordighera, la Polisportiva Monsumanese, il team Max Bici e la Secom Forno Pioppi. Quindi abbiamo capito già dall'elenco che bene o male il fiorfiore eh, delle società e dei corridori sono presenti alla Coppa Linari con alcune defezioni. Manca per esempio eh, tra gli altri il campione italiano, noi manca invece, l'abbiamo visto anche poco fa, il campione toscano perché è in ritiro con la nazionale. C'è questo ritiro in concomitanza proprio della nazionale, in concomitanza della Coppa Linari che ha fatto un po' storcere il naso agli organizzatori perché alcuni atleti più rappresentativi eh, non sono potuti essere presenti a questa eh, manifestazione, però sicuramente coloro che sono presenti non faranno sentire la mancanza eh, di questi che sono in ritiro al Sestriere. La nazionale per preparare alcuni appuntamenti importanti come... Il campionato europeo, che era stato cancellato, doveva svolgersi a Nizza. Ma per motivi di ordine pubblico il comitato organizzatore non se l'era più sentita di organizzare questa gara. In Costa Azzurra sappiamo tutti quello che è successo. Quindi, era una zona decisamente sensibile e anche comprensibile per certi versi se eh, non viene più organizzato. Anche se in un certo senso è un po' come dare vittoria a chi fa eh, questi atti campionato europeo, comunque, che verrà comunque eh, svolto, e quindi eh, questi appuntamenti preparatori sono sicuramente importanti per la nostra nazionale. Ci si sposta verso la partenza ufficiale con il gruppo dei 159 atleti al via che daranno vita a. Alla 55esima coppa Linari, andiamo allora a ricordare il percorso. Una prima parte con un circuito da ripetere per 5 volte: attraverso Borgo Abuggiano, Via Lucchese, Santa Lucia, eh, Via Romana, Chiesino Zanese, Pesciamorta, Via Livornese, Santa Maria e Borgo Abuggiano. Appunto da ripetere per cinque volte. Dopodiché, adesso siamo proprio all'altezza della partenza. Eh, inizierà il percorso da ripetere per tre volte, con la salita del colle di eh, Buggiano, e quindi margine coperta Pittini, Santa Maria, Borgo a Buggiano, appunto, per un totale di 109 km. Eccolo qua il gruppo che si sta avvicinando all'altezza del chilometro zero per la partenza ufficiale abbiamo riconosciuto poco fa Fornaciari eccolo qua che era anche insieme a Petito che era in veste di direttore sportivo poi riconosciamo il sindaco di eh, Buggiano Andrea Taddei eh, le signore eh, Lucchi in un certo senso la moglie di Poldo Rosellini al, al, al quale è intitolata la gara insieme a Moreno Lucchi e la moglie anche di Moreno Lucchi vai ad esponenti anche eh, del comitato regionale toscano per la Federazione Ciclistica Italiana, come Giacomo Bacci, Luciana Gradassi, ma poi piano piano tutti arrivano per gustarsi questa gara, anche il presidente provinciale eh, Talini e quindi è partito ufficialmente la 55esima Coppa Linari. Lo scorso anno a vincere, a trionfare a braccia Alzate fu Daniel Savini, sicuramente un mattatore. Eh, per quanto riguarda la stagione ciclistica del 2015 in questo 2016 dilettanti under 23 del primo anno ha fatto sicuramente vedere cose interessanti la direzione gara quest'oggi è affidata alla coppia eh, Rampogni Gambacciani e quindi eh, tutto pronto per lo spettacolo che ci sapranno offrire i eh, ragazzi sicuramente un lotto di partenti di alta qualità sia italiana che eh, straniera e quindi Adesso siamo verso l'agonismo vero e proprio perché è partita ufficialmente questa 55esima Coppa Linari con gli atleti che pronti via subito scattano, subito provano a rompere gli indugi. Avvio decisamente veloce con eh, Simone Bagnoli della team Mamma e Papà Fanini di Livorno che si è decisamente messo al comando con eh, sicuramente l'intento di eh, portare via qualche tentativo e vediamo che questo scatto fa sì che almeno nelle prime posizioni si allunghi il gruppo proprio subito al chilometro zero e una gara che è eh, come dire contraddistinta da vari anche traguardi intermedi che faranno sì che si potrà animare ulteriormente la corsa quindi l'organizzazione non ha lasciato niente al caso per questa 55esima Coppa Linari, una classica appunto del panorama che ha eh, osservato degli anni di pausa e poi è tornata sicuramente, grazie anche a Moreno Lucchi, a pieno regime, a pieno spettacolo e lo dimostrano anche la qualità eh, degli atleti al via che eh, come dire non possono fare a meno di questo appuntamento in questa stagione. Radio Corsa curata quest'oggi da Massimo Capocchi insieme a, a Neri che quindi hanno permesso a tutti di avere informazioni dettagliate eh, della gara e qui siamo praticamente ai primissimi chilometri, siamo all'undicesimo chilometro di gara, sempre Bagnoli al comando ma sostanzialmente possiamo parlare di gruppo compatto. Scaramucci adesso proprio... Eh, sulla testa della corsa anche gli atleti della eh, Romagnano che, sicuramente, eh, come dire, hanno una, una, una spinta particolare. Vediamo con piacere anche Simone Peschiera sulla testa del gruppo. È stato vittima di un incidente qualche settimana fa piuttosto rovinoso e vederlo già in bicicletta non può che far piacere. Eccolo qua il passaggio dalla zona arrivo per la prima volta praticamente non è successo niente gruppo compatto seppur allungato davvero nel primo passaggio dalla zona arrivo e nonostante siamo proprio nelle primissime fasi vediamo anche un bel pubblico già a bordo strada gran parte del pubblico poi si sposterà verso la salita perché praticamente rimane molto vicina all'arrivo quindi anche vedendo i passaggi in salita sarà possibile comunque vedere poi anche le fasi conclusive e quindi questo ha tutto vantaggio eh, dello spettacolo. 21 chilometro di gara e adesso c'è da registrare uno dei, un attacco, un attacco piuttosto importante perché sono sette gli atleti protagonisti con il dorsale 161 per la Polisportivo Monsumanese Federico Molini con il numero 25 Dennis Dova della Casano, con il dorsale 50 Gabriele Giachetti della Fosco Bessi, con il 152 tra gli atleti al comando Jeremia Fedeli della New Project, con il 113 Riccardo Bobbo della Borgo Molino Rinascita Ormelle, con il dorsale 136 Paolino Priconi della Moro e con il dorsale 22. Gabriel, Gabriel Filippini della Noceto. Questi insieme a questi, anche con il dorsale 156, anche Leonardo Prizzi della New Project. Il gruppo intanto alle spalle insegue, si riconoscono anche gli atleti eh, del team Franco Ballerini che eh, comunque corrono sulle strade di casa e corrono anche con degli atleti che risiedono proprio a Volga Bugiano così come eh, anche altri. Atleti di altre formazioni sono proprio della zona e quindi sicuramente avranno, come dire, una spinta in più per, per ben figurare, anche se si sa che nessuno è profeta in patria. Lasciamo andare la fuga che abbiamo appena ricordato: eh, per controllare il loro vantaggio al passaggio sotto l'arrivo per la seconda volta, 23 secondi il vantaggio della testa della corsa nei confronti del gruppo quando passano per la seconda volta sotto lo striscione di arrivo. Questa è la prima parte, quella più pianeggiante e più eh, agevole per quanto riguarda eh, gli atleti, comunque c'è questa fuga di 7-8 atleti eh, sulla testa e il gruppo che per il momento controlla perché ha 23 secondi di eh, ritardo. Come vedete appunto il pubblico è sempre bello numeroso e anche una nota di colore per quanto riguarda la 55 edizione della Coppa Linari, questo corteo di vespe che scortano in qualche modo eh, la gara per far vedere anche che eh, una gara ciclistica può essere veicolo non solo di agonismo ma anche un po' di colore per far vedere qualcosa in più. Torniamo però in eh, cronaca per dare il giusto merito a questi atleti che si stanno decisamente impegnando. Siamo ormai al trentesimo chilometro di gara e sono sempre gli atleti che vi abbiamo eh, ricordato poco fa al comando, adesso passa a fare l'andatura Gabriel Filippini dell'annoceto il Nial eh, Cycling Team e poi passa a fare il suo turno Gabriele Giachetti della Fosco Bessica Lenzano. Uh, cambi regolari sulla testa della corsa, gli atleti comunque si danno cambi regolari, è un numero piuttosto interessante per quanto riguarda il, eh, coloro che compongono la testa della corsa e qui vediamo dal servizio lavagna il vantaggio degli atleti al comando nei confronti del gruppo praticamente invariato perché sono 20 i secondi di vantaggio nei confronti appunto del gruppo che insegue al passaggio sotto l'osticene di arrivo erano 23 i secondi quindi praticamente invariato e questo è il gruppo sta provando in qualche modo ad organizzare l'inseguimento e qui invece non sembra esserci eh, tanto accordo adesso un atleta della SECOM forno pioppi che si porta decisamente al comando è Giacomo Cassarà che eh, vede che la sua azione non ha tanto respiro e quindi nuovamente eh, si rialza e il gruppo procede un po' a scatti maglie della Casano anche sulla testa del gruppo 34esimo chilometro di gara, traguardo volante all'altezza dell'autocarrozzeria La Moderna e se lo aggiudica con il dorsale 136 Polino Priconi della Moro appunto una, come dicevamo poco fa, ora un percorso frastagliato di traguardi volanti e di Gran Premio della Montagna, questo anche per eh, rende un po' più frizzante l'intera condotta di gara e sicuramente eh, possiamo dire che ce l'hanno fatta gli organizzatori in questo intento perché mh, si è animata fin da subito la gara il gruppo intanto sta continuando a inseguire alle spalle con Matteo Piantoni della città ciclistica Capriolo adesso a fare l'andatura la sua ruota, eccolo qua, Bicanova della Civita Vecchiese Fratelli eh, Petito quindi un gruppo che eh, tiene a distanza di sicurezza gli atleti alla comando perché comunque non, non è ancora come dire, tanto eh, aumentato il vantaggio. E siamo nuovamente al passaggio dalla zona arrivo. Siamo proprio nel centro di Borgo a già l'arrivo transennato per il terzo passaggio sotto lo striscione di arrivo. Eccoli qua gli atleti che transitano sotto lo striscione di arrivo. Il primo, tanto per dovere di Cronat a transitare, è stato il portacolori della Contri Luca Mozzato. Alle spalle eh, di questi atleti c'è un atleta che eh, transita a una decina di secondi di ritardo, ed è eh, Gabriel Filippini della Noceto, che eh, eh, faceva parte della testa della corsa. Poi ci sono altri atleti di fatto che stanno provando ad uscire dal gruppo possiamo dire che l'avanguardia gruppo è a 25 secondi però ci sono vari atleti tra la testa della corsa e il gruppo che fa sì che i distacchi siano molto molto eh, frammentati questa immagine dall'alto ci permette anche di avere una visuale un po' diversa del passaggio dalla zona arrivo e sarà anche quello dalla quale ci gusteremo anche la fase eh, conclusiva e già si cominciano a predisporre vari preparativi per la cerimonia protocollare finale anche se ancora di spettacolo prima di questa ce n'è tanto da vedere e da raccontare e quindi eh, sicuramente ancora eh, ce n'è da vedere di eh, corridori anche perché è cambiata la situazione quando siamo al 43 chilometro di gara c'è una fuga piuttosto numerosa al comando con il numero 11 Zigan Jerman e con il 9 Tadej Pogacar della nazionale slovena con il dorsale 68 Luca Mozzato della Contri, con il numero 50 Gabriele Giachetti della Fosco Bessi Calenzano, con il 152 Geremia Fedeli della New Project, con il 136 Paulino Priconi della Moro, con il 113 tra gli atleti che compongono la testa della corsa Riccardo Bobbo della Borgo Molina. E questi sono gli atleti al comando, quindi alcuni di quelli che già facevano parte della fuga. Della prima ora sono stati ripresi. Avevamo visto che alcuni di questi, che facevano parte della fuga, avevano perso contatto, e quel frazionamento che si era visto proprio sotto lo striscione di arrivo, ha provocato questa nuova situazione. A 40 secondi, dagli atleti che abbiamo appena ricordato, erano questi atleti che abbiamo appena inquadrato. Il gruppo, l'avanguardia gruppo, è a 1 minuto e 10 secondi. Andiamo a ricordare chi sono i contrattaccanti, cioè coloro che si trovano tra la fuga e il gruppo che vediamo inquadrato. Tra gli atleti che Stanno inseguendo a 40 secondi dalla testa della corsa, abbiamo con il dorsale 164 Ratto, Lorenzo Ratto, uno degli atleti di casa della Polisportiva Bonsumanese, con il dorsale 25 Denis Dova della Casano, con il numero 34 Patrick Favaro della Coratti, con il 128 eh, Matteo Piantoni della Capriolo, con il numero 22 Gabriel Filippini della Noceto, con il dorsale 57. Tra gli atleti inseguitori Riccardo Tosin della Work Service con il numero 66 Matteo Panarotto della Contri, con l'86 abbiamo Simone Peschiera della Romagnano e questa è per dovere di eh, cronaca, per completezza di cronaca è la composizione del gruppo che si trova alle spalle. Questa invece è la testa della corsa, siamo già passati dalla zona arrivo per la quarta volta quindi siamo a metà. Per quanto riguarda il computo dei giri, mentre in tanti, Ziga, Jerman della Slovenia, sembrano accusare tanta fatica perché ha anche tempo di salutare la nostra telecamera con un saluto, con un sorriso. E intanto invece alle spalle eh, il gruppo degli inseguitori si è decisamente rinfoltito e c'era proprio l'atleta della nazionale slovena che chiedeva collaborazione a questi atleti. Allora la situazione è un po' cambiata perché... I sette atleti sono sempre al comando, ma il gruppo degli immediati inseguitori si è andato decisamente rinvoltendo del numero. e Sono segnalati adesso a 1 minuto e 5 secondi di ritardo. Questo è invece il gruppo, l'avanguardia gruppo che transita a 1 minuto e 50 secondi eh, di distacco dalla testa della corsa. Siamo già passati per la quarta volta eh, dalla zona arrivo. Quindi questo sarà l'ultimo giro pianeggiante. Poi cominceranno quelli con la salita e quindi il Gran Premio della Montagna. E, e quindi saranno sicuramente più impegnativi anche per il tratto di discesa eh, conseguente, vediamo che la gente comincia un po' a spostarsi verso le zone sensibili per quanto riguarda lo svolgimento della gara. Siamo nuovamente sulla testa della corsa. Al comando abbiamo con il numero 11 Zigan Jerman della Nazionale slovena, con il dorsale 68 Luca Mozzato della Contri che passa adesso a fare l'andatura, poi passa al comando con il 113 Riccardo Bobbo della Borgomolino Rinascita Ormelle e poi con il dorsale 136 per la Moro Paolino Priconi. E il quinto componente della testa della corsa è un altro atleta della Nazionale slovena, Tadej Pogacar. Quindi 5 atleti al comando e abbiamo visto proprio il passaggio al traguardo volante aggiudicatosi eh, dal portacolore della nazionale slovena eh, Ziga Jerman e noi ci siamo fermati proprio all'altezza della tua carrozzeria La Moderna per eh, vedere com'è la situazione il drappello dei 17 inseguitori eh, dalla testa della corsa è segnalato a 1 minuto e 10 secondi a fare l'andatura adesso in questo drappello è Riccardo Tosin della Work Service, quindi come detto un drappello che è andato via via a rinfoltirsi fino ad arrivare al numero dei 17 atleti che stanno componendo questo eh, drappello inseguitore adesso Simone Innocenti a fare l'andatura, altro atleta che corre sulle strade di casa, infatti avevamo detto che erano diversi gli atleti che correvano in casa quest'oggi. E già ne abbiamo ricordati un paio. Questo appunto è il trappello dei contrattaccanti che stanno inseguendo a un minuto e dieci secondi i cinque atleti che sono al comando. A chiudere eh, questo drappello abbiamo un atleta della uh, New Project con il dorsale 155 Matteo Severi che va a chiudere questo drappello di 17. Il gruppo, eccolo qua, che arriva al luogo del rilevamento è a 1 minuto e 40 secondi. È la formazione della steba ciclismo adesso che ha preso in mani le situazioni nel gruppo inseguitore, visto che non ha nessuno tra coloro che si trovano davanti e quindi stanno decisamente impegnandosi per diminuire il distacco. Abbiamo visto il che indica tre giri alla conclusione. Anche Rita Puciscaite è venuta a gustare questo appuntamento. Proprio a dimostrazione che lei, il manager della squadra professionistica femminile, è come dire un po' non, non ha nessun interesse personale o comunque professionale a voler seguire la gara. Invece non è voluta mancare a questo appuntamento della stagione degli juniores. Come detto, tre giri alla conclusione, adesso si va verso la salita con i cinque atleti al comando eccoli qua con la nazionale slovena eh, sicuramente in superiorità numerica con tadej pogacar zigan jerman poi con il dorsale 136 polino priconi proprio a chiudere questo drappello della moro con il 113 per la Molino, rinascita ormelle riccardo Bobbo e questo è il gruppo che sta arrivando al passaggio dalla zona arrivo o meglio il gruppo dei contrattaccanti che è segnalato a 1 minuto e 8 secondi, quindi più o meno invariato il ritardo dei contrattaccanti dalla testa della corsa. Adesso aspettiamo anche il passaggio del gruppo, eccolo qua, gruppo che transita a 1 minuto e 20. Il gruppo ha recuperato, ha recuperato qualcosa il gruppo nei confronti eh, della testa della corsa e anche dei contrattaccanti. E quindi vedremo se almeno il gruppo riuscirà eh, con il primo passaggio in salita a recuperare almeno i contrattaccanti. Tratto di salita che stanno già affrontando gli atleti al comando. È Zika Jerman della nazionale slovena che si è portato a fare l'andatura alla sua ruota Priconi della Moro, eh, che stanno effettuando per la prima volta il tratto di eh, salita. E adesso, prima del Gran Premio della Montagna. Avremo anche il traguardo volante a Buggiano Castello. Più tardi poi avremo anche il Gran Premio della Montagna che sarà a punteggio. Cioè ad ogni passaggio sul Gran Premio della Montagna ci saranno da eh, affrontare, da, da, da prendere nota dei primi tre classificati, poi verrà stirata la classifica in base ai vari passaggi. Ovviamente questa 55esima Coppa Linari deve ringraziare degli sponsor che hanno reso possibile tutto questo spettacolo come Lacinelli, Piume e Piumini, la Nobi che è anche l'azienda che come dire, sponsorizza la classifica del Gran Premio della Montagna infatti a fine giornata ci sarà anche la maglia per il vincitore della classifica dei Gran Premi della Montagna Ghidi, divisione Inox l'autocarrozzeria La Moderna la tipografia LM il pane pizza non solo pane il bar Sabatino e l'Unicop di Firenze di Borgo a Bugiano e anche l'associazione culturale Buggiano Castello che è proprio l'associazione che eh, mette in palo il traguardo volante che tra poco eh, vedremo a Buggiano Castello alla memoria di Aligi eh, Cardelli. Non sono cambiate le posizioni perché è sempre Yerman della nazionale slovena a fare eh, l'andatura sulla testa della fuga, ci stiamo avvicinando proprio traguardo al passaggio e eh, al traguardo volante ed è proprio eh, Ziga Yerman della nazionale slovena che se lo va ad aggiudicare, infatti abbiamo visto proprio la striscia che delimitava proprio il traguardo volante, lasciamo andare i 5 atleti al comando, proprio all'altezza del traguardo volante per capire eh, la situazione alle spalle. C'è sempre il drappello dei 17 atleti al comando, però il gruppo vediamo che si sta avvicinando e praticamente questi 17 atleti che, sono, che erano ormai contrattaccanti sono praticamente l'avanguardia del gruppo ammiraglia quindi la situazione è quando stiamo avvicinandosi al eh, gran premio della montagna vede 5 atleti al comando e il gruppo seppur frazionato nelle prime posizioni ha una quarantina cinquantina secondi eh, di distacco ovviamente dai battistrada andatura che comincia a essere importante questa sul gruppo che sicuramente farà male a qualcuno siamo al primo passaggio eh, dalla salita adesso ci stiamo avvicinando al gran premio della montagna con tutta la corsa e quindi dicevamo questa andatura che adesso sta eh, facendo proprio l'atleta della work service sarà sicuramente Importante, sempre Riccardo Tosina adesso che sta facendo l'andatura. Noi ci siamo riportati sulla testa della corsa con i cinque atleti al comando ed è ancora una volta Ziga Jerman. Non, non ha mollato un metro. L'atleta della nazionale slovena è sempre lui a fare l'andatura. Si è giudicato anche il traguardo volante, la sua ruota, l'atleta della uh, Borgo Molina e via via uh, tutti gli altri. Eccolo qua il passaggio. Avviciniamoci al passaggio. Al Gran Premio della Montagna ancora Yerman a vincere il Gran Premio della Montagna davanti al portacolori della Borgo Molina eh, ovvero Bobo, Riccardo Bobbo, terza posizione al, al Gran Premio della Montagna per Priconi della Moro. Gli altri due componenti ricordiamoli per quanto riguarda la testa della corsa sono l'altro esponente della nazionale slovena Tadej Pogacar e insieme a loro per quanto riguarda l'accontrio abbiamo Luca Mozzato. Il gruppo che come detto nel frattempo si è eh, ricompattato, comunque le carte si sono un po' mischiate, si sta avvicinando al passaggio al Gran Premio eh, della Montagna. Abbiamo visto appunto gli atleti dello Stabia e della Fosco Bessi che si stanno rendendo protagonisti in questa parte di gara. Infatti c'è l'atleto dello Stabbia che ha allungato, e infatti eccolo qua insieme anche a, a Tosin della work service che di fatto anticipano il gruppo adesso è decisamente diminuito il vantaggio degli atleti al comando nei confronti eh, del gruppo che ormai si è praticamente ricompattato alle spalle siamo ai 40 secondi circa di eh, distacco tra la testa e il gruppo. Abbiamo passato il Gran Premio della Montagna, però non è del tutto terminata la salita perché c'è un tratto di falso piano che poi come vedete torna un po' a salire, quindi eh, sì, è sì, arrivato il Gran Premio della Montagna, ma la fatica la fatica ancora non è del tutto compl completata. Siamo a Massa e ancora manca circa un chilometro al termine vero e proprio della salita. Qui vediamo appunto un tratto di strada un po' vallonato, e adesso appunto. Uh, siamo nel tratto di discesa che ha provocato un po', eccolo qua adesso che proprio con questa curva a vesto destra inizia il tratto di discesa. Si è frazionata la testa della corsa perché al comando sono rimasti i due atleti uh, della nazionale slovena, Pogacar e Jerman, insieme al portacolori uh, della uh, Contri Mozzato, che sembra decisamente più indicato ad affrontare le traiettorie migliori in discesa rispetto agli atleti uh, della nazionale slovena. Jerman. Ha fatto tutta la, 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 la corsa davanti nel tratto di salita, adesso forse nel tratto di discesa è meglio se lascia strada a Montrato perché ci sembra decisamente più efficace l'atleta della Contri nel tratto di discesa mentre sembra un pochino più circospetto Pogacar della nazionale slovena. Certo è comunque che nel tratto di falso piano e nel successivo tratto di eh, discesa si è frazionata la testa della corsa perché sono rimasti in tre gli atleti al comando. Adesso siamo praticamente a Vangile, che poi è anche sede della squadra. Professionistica, appunto, che ricordavamo con Edita eh, Puciscaite, quindi Mozzato si è eh, messo davanti a fare il traiettorie migliori in questo tratto di strada. Con Jerman che si mantiene la sua ruota, invece può cacare un pochino più Vai, indietro. Comunque sia, come detto, si è frazionata la testa della corsa. Adesso anche Jerman che passa a fare l'andatura in questo tratto di strada, non più in eh, discesa. Ecco qua coloro che facevano parte della testa della corsa, ovvero Priconi. E l'atleta della Borgo Molina Bobbo, che sono ormai gli immediati inseguitori della testa della corsa. Solo 20 secondi il loro ritardo tra i, tra i tre atleti al comando, quindi hanno avuto come dire, un attimo di defiance nel tratto di discesa. Forse non hanno voluto rischiare troppo e non possiamo dargli torto. Lasciamo andare anche due immediati inseguitori. Alle spalle di questi c'è un atleta, che è un portacolore dello Stabia Ciclismo, con il dorsale 59, Niccolo Ferri. Che adesso eh, sta provando a riportarsi intanto sui due inseguitori della testa della corsa. Lui ha segnalato a 32 secondi di ritardo. Si rende conto che da solo è un po' complicata la situazione. Controlla le sue spalle. Se qualcuno magari sta provando a riportarsi su di lui, però continua a insistere, lasciamo andare anche Ferri e l'avanguardia gruppo è segnalata a 38 secondi sono gli atleti della San Carlese adesso eh, sulla testa eh, della corsa che stanno provando nuovamente a far alzare l'andatura eh, davide pruni che intanto hanno ripreso anche ferri quindi 3 atleti al comando due immediati inseguitori e avanguardia gruppo segnalata a una quarantina di eh, secondi diciamo avanguardia gruppo perché ovviamente il gruppo è decisamente decisamente allungato e quindi sicuramente il distacco di chi si trova al comando rispetto a chi è un po' più nelle retrovie è, è diverso infatti lo vediamo davvero il gruppo in lunga fila indiana con un po' di indecisione sul da farsi adesso stava andando più veloce adesso invece va un po' a riappallarsi questo vuol dire che c'è un po' di indecisione non si sa bene quale sia la condotta migliore anche perché ancora è lunga la corsa, siamo più o meno al settantesimo chilometro di gara e eh, siamo al passaggio dalla zona arrivo dove eh, sarà esposto il cartello che indicherà due giri alla conclusione: quindi ancora due volte la salita da affrontare per eh, tutti gli atleti, per la testa e non solo. Sono sempre tre gli atleti al comando, quindi sempre Mozzato della Contri insieme ai due. Porta e colori della nazionale slovena Tadej Pogacar e eh, eh, Ziga Jerman che adesso è in terza ruota con Pogacar a fare eh, l'andatura e questo invece alle spalle si sono come dire ricompattati sono stati ripresi anche eh, Priconi e, e Bobbo che erano i due contrattaccati che in realtà facevano parte della testa della corsa, un minuto e cinque secondi il ritardo del gruppo compatto alle spalle dei tre atleti al comando, da questa immagine abbiamo potuto vedere che il gruppo è un po' diminuito nel numero quindi la salita ha fatto decisamente un po di selezione noi siamo nuovamente in salita perché appunto come dicevamo poco fa dal passaggio all'arrivo all'inizio della salita non c'è tanto e questo lo dimostrano anche il pubblico che eh, ne ha approfittato per andare a vedere le fasi più spettacolari in salita adesso è Pogacar, è Pogacar a fare l'andatura sulla tese della corsa con Bozzato che si mantiene in seconda posizione e Yerman in terza, Mozzato è un po' stretto eh, nella superiorità numerica della nazionale slovena ma è sicuramente un atleta che sa quello che fa Luca Mozzato. ricordiamo la Conti è, è tornata in Toscana dopo l'esperienza eh, di Chiesanuova Nuova Uzzanese eh, nel, nel fine settimana precedente e quindi eh, è una di quelle formazioni che sicuramente sa gestire al meglio le situazioni. Sembrano parlottare ierman e mozzato, e adesso ierman che nuovamente passa a fare l'andatura. Se si considera che la Coppa Linari è comunque svolta almeno quest'anno in un giorno feriale, perché comunque è venuto di eh, giovedì, è veramente tanto il pubblico. Magari sì, ci può essere la complicità della, del periodo ancora fe di ferie per quanto riguarda la gran parte delle persone, però comunque, comunque un giovedì che ha visto veramente tante persone seguire le gesta dei ragazzi. Ovviamente, anche in questo passaggio ci sarà il traguardo volante a Buggiano Castello, eh, così come nel passaggio precedente, quello offerto dall'Associazione Culturale di Buggiano Castello alla memoria di Aligi Cardelli, adesso Mozzato passa a fare l'andatura. Sulla testa della corsa con la coppia slovena che si mantiene a ruota. Adesso è Ziga Jerman con i dorsali 11 alla sua ruota il compagno di squadra Tadej Pogacar. E adesso appunto Mozzato che è passato a, eh, al comando a, eh, in questo tratto di strada. Scatto eh, degli atleti eh, sloveni che probabilmente vogliono andare ad aggiudicarsi il traguardo volante perché Jerman è decisamente scattato, un po' favorito da Pogacar che però... Lo lascia andare, adesso ci stiamo veramente avvicinando al traguardo volante e anche in questo caso è Ziga Jerman della Nazionale slovena che si aggiudica il passaggio su Mozzato e Pogacar. Ne approfittiamo al passaggio dal traguardo volante per capire la situazione alle spalle della testa della corsa. Tre atleti sono evasi dal gruppo e sono segnalati a circa 55 secondi di ritardo dai tre atleti al comando e abbiamo con il dorsale 74 Samuele Battistella della Cyber Team Breganze con il dorsale 65 ancora un atleta della contri è Filippo Zana e con il dorsale 46 tra gli atleti che stanno inseguendo proprio per la Fosco Bessica Lenzano Manuel Allori. Andiamo a ricordare altri sponsor della manifestazione come la banca di credito cooperativo Credito Valdinievole, il bar Sabatino eh, di Borgo Abugiano, la tipografia LM, la Cinelli Piume e Piumine, la Nobile, visto che adesso siamo proprio al traguardo del Gran Premio della Montagna per assegnare questa particolare classifica, questa volta il primo a transitare è stato Pogacar su, eh, su Yerman, terza posizione ovviamente per... Eh, Mozzato e adesso appunto siamo all'altezza del Gran Premio della Montagna, quello offerto dalla, dalla, dalla nobile tagli pregiati di Scottona. Eccolo qua, Mozzato che è passato in terza posizione al Gran Premio della Montagna con un ritardo di 20 secondi dalla coppia slovena che si trova al comando. Alle spalle ancora di Pozzato si è formato questo drappello che comprende una quindicina, ventina di atleti. Eh, segnalata a 35 secondi di eh, ritardo, ovviamente il tratto di salita ha provocato questa selezione. Eh, alle spalle eh, della testa della corsa che ha visto comunque un mozzato perdere qualche metro nei confronti della coppia slovena e adesso è proprio la tratta della Locosfix Geni Kazanov a fare l'andatura, vediamo appunto questo drappello abbastanza ben rappresentato, ri rappresentato. riconosciamo anche Filippo Zana eh, della Contri insieme a Sava Novikov della Locosfix sono 4-5 atleti che di fatto anticipano un altro drappello che si mantiene comunque a ruota. Sono 7-8 secondi il distacco eh, di questi atleti eh, che adesso probabilmente grazie soprattutto al conseguente tratto di discesa riusciranno a ricompattarsi con a chiudere questo drappello proprio Niccolo Ferri dello Stabbia Ciclismo dove riconosciamo anche Giordano Burocchi dell'Unione Ciclistica eh, Foligno. Adesso siamo riportati sulla testa della corsa con i due atleti al comando. Siamo all'inizio del tratto di discesa con Pogacar e, Zerman, e Jerman eh, che adesso nel passaggio precedente avevamo visto non erano stati proprio dei funamboli. In eh, discesa... E, e Pogacar, probabilmente, non è proprio il suo terreno. La discesa. Mentre Yerman, infatti, era quello un pochino più lesto che nel passaggio precedente, era stato un po' più bravo a tenersi a ruota di Mozzato, che si era dimostrato decisamente migliore in discesa rispetto alla coppia eh, slovena. Andiamo però a ricordare l'albotoro almeno recente per quanto riguarda la, eh, la coppa Linare Qui vediamo anche la velocità che fanno. I ragazzi in discesa e qui mi sconfessano pienamente quello che ha appena detto, anche se in questo tratto è decisamente più facile e questa posizione è decisamente sbagliata, eh, che sconsigliamo caldamente. Abbiamo ricordato che lo scorso anno a vincere fu Savini davanti a Massimo Orlandi e Tommaso Fiaschi. Nel 2014 vinse Cristofaletti che difendeva i colori dei Laccoti davanti a Branchini. E Verza nel 2013 vinse Simone Velasco nel 2012 eh, a primeggiare fu Matteo Natali, nel 2011 l'australiano Calvin Watson, nel 2010 Nicola Rossi, nel 2009 vinse Matteo Draperi, nel 2008 Jan Tratnik. Nel 2007 Mirko Puccioni, nel 2006 a vincere fu Diego Ulissi, nel 2005 Stefano Pirazzi e nel 2004 Eros Capecchi. Questo l'albo d'oro recente o almeno da quando è stata rifatta dopo la pausa dal 1992 la Coppa Linari. Appunto a dimostrazione di quello che dicevamo proprio in sede di presentazione che chi vince questa gara poi ha un futuro abbastanza roseo nel mondo del ciclismo. Ricordiamo su tutti quelli che ci ricordiamo meglio, Ulissi e Capechi, sicuramente sono due corridori che poi anche nel mondo dei professionisti hanno fatto vedere cose interessanti. Torniamo però in cronaca per quanto riguarda la Coppa Linari. I due atleti al comando ormai sono i due sloveni noti eh, Pogacar e Jerman. Alle spalle si è formato un sestetto dei quattro atleti, poi ci sono stati altri due ulteriori rientri che conta Kazanov e Novikov della Locosfix, eh, Zana e Mozzato della Contri, Orlandi della San Carlese e Battistella della Cyberteam. Questo sestetto è segnalato a 35 secondi di ritardo dalla testa eh, della corsa. Il gruppo, adesso che vediamo inquadrato, l'avanguardia gruppo, è segnalata a 50 secondi di eh, ritardo. Siamo nuovamente sulla testa della corsa con la coppia slovena che sicuramente sta eh, facendo da protagonista in questa parte della eh, coppa Linari. Sono Pogacar adesso con il dorsale 9 e Yerman in seconda posizione con il dorsale 11, 2 a 3. Atleti della nazionale slovena. Adesso ci stiamo avvicinando al passaggio dalla zona arrivo dove suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. Riescono anche a capire il vantaggio i due atleti sloveni perché comunque sono abituati a correre in Italia e sono sicuramente protagonisti gli atleti eh, sloveni. Quindi non sono da sottovalutare per quanto può essere tanto che sono fuori i due atleti al comando. Sono sicuramente due atleti importanti. Li lasciamo andare. I due atleti al comando e questo è il drappello dei sei immediati inseguitori che sono segnalati a 25 secondi di ritardo leggerissimo vantaggio per uno dei due portacolori della locos fix la nazionale la squadra russa ed evgeni kazanov che anticipa di pochissimo il drappello con il suo compagno novikov a chiudere eh, questo gruppo di contrattaccanti che sono segnalati a 25 secondi dai due atleti al comando intanto dal gruppo è evaso Fabio Mazzucco della Borgomolino Rinascita Ormelle che anticipa eh, questo drappello e il ritardo eh, dell'avanguardia gruppo dalla testa della corsa è di 52 secondi con gli atleti dello cyberciclismo a fare l'andatura e Filippo Magli, anche lui al comando, con gli atleti dello Cosfis comunque che si mantengono in buona posizione. Eccolo qua il cartello che indica un giro. Alla conclusione, sono la campana per i due atleti al comando che andranno quindi ad affrontare per l'ultima volta il tratto di salita alle spalle dei due atleti al comando. Ecco qua il drappello dei sei immediati. I seguitori che sono segnalati a 25 secondi di ritardo dalla coppia al comando Mazzucco della Borgomolino Rinascita Ormele, segnalato a 43 secondi di ritardo dall'altezza della corsa, ma l'avanguardia gruppo è comunque vicinissima, 52 secondi il ritardo, con sempre gli atleti dello stabile ciclino. Dovrebbe essere sempre Magli, a fare l'andatura sul gruppo, che è decisamente eh, diminuito nel numero di coloro che ne fanno parte. Questo è proprio l'ultimo eh, drappello segnalato a più di due minuti di ritardo probabilmente questi atleti non porteranno neanche a termine la fatica di giornata dato il loro distacco e come dicevo appunto anche poi il il presidente provinciale Talini è arrivato, ma noi siamo nuovamente sul tratto di salita con Pogacare e Jerman con il servizio lavagna che ha fatto anche vedere il, la situazione dei tempi per quanto riguarda il vantaggio dei due atleti che adesso accusano decisamente la fatica e anche le macchine vanno via. È un segnale brutto questo per i due ragazzi sloveni perché vuol dire che gli inseguitori alle spalle si stanno decisamente avvicinando e quindi... A tutto scapito della loro azione, comunque insistono. Con Pogacar che sembra un po' più convinto nei confronti di Yerman, ma entrambi affrontano questo tratto di salita nel miglior modo possibile, approfittano anche di questo tornante per capire com'è la situazione. Sono due gli atleti che si stanno avvicinando e dovrebbero essere uno Battistella perché abbiamo riconosciuto la maglia della Cyber Team. E poi dovrebbe essere un atleta della country, che quindi dovrebbe essere uno tra Mozzato e Zana, visto che entrambi erano facenti parte del sestetto tra gli immediati inseguitori se non andiamo errati ma possiamo comunque sbagliarci senza ombra di dubbio anche perché sono comunque vicini anche con gli altri che facevano parte del eh, sestetto eccolo qua Pogacar che adesso sembra un po' più in condizione rispetto al compagno di squadra Yerman, che comunque si è impegnato tanto anche nei passaggi precedenti per i quarti traguardi intermedi tra traguardi volanti e Gran Premio della Montagna infatti accusa Decisamente la fatica, Ierman, che rimane un pochino più attardato, prova ad insistere Pogacar, ma stanno arrivando gli immediati inseguitori, quindi in questo passaggio nel tratto di salita si rimescoleranno nuovamente le carte in questa 55 esima edizione della Coppa Linaria, Eccolo qua infatti, Pogacar che viene raggiunto da Battistella e da eh, Zana. È lui l'atleta della Country che eh, è, è insieme a Battistella e quindi ce l'ha fatta anche Ierman. Quindi si è formato un quartetto al comando, sempre due atleti della nazionale slovena, eh, Pogacar e Jerman, eh, Zana della Contri, eh, Battistella della Cyber Team, ma ce l'hanno fatta a riportarsi anche Orlandi, eccolo qua, della San Carlese e insieme a loro anche la, i due atleti della Locals Fix, Kazanov e Novikov. Adesso Orlandi si è portato a fare l'andatura, a chiedere il cambio a Battistella che passa al comando appunto eh, per fare il suo turno come detto appunto eh, in questo tratto eh, di eh, salita si sono riportati siamo intanto passati sul traguardo volante di Bugiano Castello e se l'ha giudicato Samuele Battistella della cyber team e poi subito dopo il passaggio dal traguardo volante Cazanova si è portato a fare l'andatura stiamo ormai continuando nel tratto di salita che dovranno affrontare per l'ultima volta gli atleti quindi L'ultima fatica di giornata, la salita e la conseguente discesa. Sempre eh, Kazanov a fare l'andatura in questo drappello, con invece Novikov, che si mantiene in ultima posizione per quanto riguarda la Locons Fix, alle spalle eh, di questi atleti si sta avvicinando un altro atleta della Locons Fix che è Nikiforov e arriva anche il campione toscano all'ori della Fosco Bessi questo è quello che possiamo considerare il gruppo presidente di giuria il gruppo come dire un pochino più numeroso 50 secondi il ritardo per questo drappello dove a fare l'andatura era Nicolo Passarino dell'UCAB di Ella siamo nuovamente alla, sulla testa della corsa con Evgeni Kazanov, l'atleta classe 98 della Logos Fizz che eh, si è portato a fare l'andatura in questo tratto. e Samuele Battistella molto attento e vigile. Non vuole perdere il momento l'attimo perfetto per un eventuale attacco. Con Zana che si mantiene in terza ruota, poi c'è un atleta della nazionale slovena che dovrebbe essere Pogacar perché Yerman si mantiene in ultima posizione e poi nell'esatto ordine detto Pogacar abbiamo Novikov, l'altro atleta della Locosfix e Orlandi ovviamente della San Carlese con appunto Yerman a chiudere il drappello di testa. Già passato il gran premio della montagna e possiamo dire che sarà la particolare classifica offerta dalla nobile appannaggio dello Sloveno. Eccolo qua, lo vediamo inquadrato proprio adesso Ziga Jerman che praticamente è sempre transitato nelle prime posizioni del Gran Premio della Montagna e quindi è stato lui ad aggiudicarsi questa particolare classifica e verrà lui stesso premiato proprio sul podio. Insieme agli altri atleti che si classificheranno nei primi tre, sempre che lui non sia ovviamente uno dei primi tre. E adesso è terminato proprio il tratto di salita vera e propria svolta a destra. E per l'ultima volta affronteremo insieme ai ragazzi il tratto di discesa, che nelle prime, nella prima parte è decisamente, decisamente complicato. Abbiamo visto le difficoltà nei due passaggi precedenti per la coppia eh, slovena. Adesso gli atleti comunque sicuramente l'hanno già fatto due volte quindi un po' la conoscono, hanno preso magari un po' di eh, dimestichezza Comunque anche questo è un tratto, nonostante eh, anche la salita sia importante, è anche questo un tratto che può fare la differenza. E infatti vediamo che due atleti stanno un po' avvantaggiandosi nei confronti degli atleti eh, che stanno rimanendo indietro. Uno è un portacolori della Locons Fix e un altro ci sembrava una maglia... Della Contri, eccoli qua adesso. Proviamo a riportarsi proprio sulla testa della corsa. Per il momento è di un centinaio di metri. Il vantaggio eh, dei due atleti che si sono avvantaggiati nel tratto più tecnico della discesa. E infatti, con il dorsale 65 è Filippo Zana della Contri Auto e con il numero 5 Savva Novikov della Locos Fix due atleti, quindi al comando siamo ormai a, a circa una decina di chilometri eh, dalla conclusione con i due atleti che hanno una manciata di secondi di vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Ma appunto dicevamo che la prima parte della discesa dopo il Colle di Bugiano è piuttosto tecnica e si può fare la differenza e lo hanno confermato proprio questi due atleti che sono andati ad avvantaggiarsi. Battistella fa l'andatura intanto nel drappello, immediato inseguitore 10 secondi quando siamo a Vangile per gli immediati inseguitori dalla coppia al comando. Adesso anche un po' eh, di, come dire, di incomprensioni tra gli atleti che stanno inseguendo, perché siamo comunque nelle fasi conclusive, quindi si cerca anche di risparmiarsi il più possibile. Per il finale, certo è che se ci si guarda adesso, i due atleti che sono al comando ne potrebbero trarre decisamente vantaggio. Ci si controlla un po', si guarda un po' alle spalle, adesso Battistella prova a portarsi al comando per cercare di andare a recuperare i due atleti al comando, ovvero Zana e Novikov. Ancora alle spalle invece eh, della, degli inseguitori abbiamo questi due atleti che si sono ricompattati, ovvero Nikiforov e Allori. 40 secondi il ritardo per i due atleti quando sono passati all'altezza del cartero dei 5 km alla conclusione appunto. E quindi abbiamo due atleti al comando, una decina, quindicina di secondi, quattro immediati inseguitori, a 40 secondi questa coppa che comprende anche il campione toscano eh, della Fosco Bessi. Siamo a meno di 3 km adesso dalla conclusione e continua l'azione di Zana e eh, Novikov. Eh, con l'atleta italiano adesso che si porta a fare l'andatura mentre Savanovicov della Loconsfix rimane in seconda ruota, ormai siamo veramente nelle fasi calde e conclusive con Zana che non si fida troppo eh, del suo compagno di avventura, ha controllato un attimo la situazione alle spalle perché sa che eh, possono arrivare da un momento all'altro anche gli immediati inseguitori. All'ultimo rilevamento erano 10 secondi, il vantaggio. Di questi due atleti, nei confronti di quattro immediati inseguitori. Quindi eccolo qua: un atleta che altro non è che il compagno di squadra di Novikov Kazanov. Che proprio transita all'altezza di 2 km alla conclusione a 7 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Sta per diventare estremamente complicata eh, il finale di gara per eh, Zana, perché probabilmente eh, infatti si sta ricongiungendo Cazzanova alla testa della corsa. Quindi avremo adesso tre atleti al comando, due portaclori della russa Locon Sphinx Kazanov e Novikov e Zana della Contri eccolo qua proprio il momento del ricongiungimento quando ormai siamo in vista dell'ultimo eh, chilometro e aveva ragione Zana a controllare la situazione alle sue spalle perché è andata decisamente a complicarsi il suo finale della Coppa Linaria. Adesso Kazanov una volta rientrato passa a fare l'andatura, anzi prova anche leggermente ad allungare. Adesso come, dire, come si suol dire in questi casi la Locos Fix ha più opzioni. Uh, da poter sfruttare, con uh, eh, Zana invece che deve mantenersi lucido e cercare di piazzare l'attacco vincente, eccolo qua. Ultimo chilometro, ultimi mille metri per i tre atleti che andranno sicuramente a battersi per la 55esima edizione della Coppa Linari. Uh, ultima posizione adesso per Zana della Contri con i due atleti della Locos Fix che fanno l'andatura allunga Cazanov. Ed è ovviamente Zana il primo a riportarsi su di lui, con Novikov che si mantiene in ultima uh, posizione. E qui ormai siamo proprio nelle fasi conclusive, allunga Novikov, allunga Novikov e non può essere che Zana che va a riportarsi su di lui mentre accusa la vatica a Kazanov, probabilmente sconta lo scatto per riportarsi sui due atleti al comando ma rompe gli indugi decisamente, Zana che una volta accodatosi a Kazanov va ad allungare, allunga proprio in vista delle ultime curve. Prima del rettilineo finale, pochi metri vantaggi per eh, Zana mentre eh, sicuramente Kazanov perde di vista. I due atleti al comando Siamo a 200 metri dalla conclusione. Con eh, Zana che mantiene pochi metri di vantaggio, ma è fatto ormai per l'atleta della Conte Atozai che può godersi la vittoria. Prima posizione per Filippo Zana, seconda posizione per Sava della Locos e rammarico per la terza posizione di Egeni Kazanov che vanno a completare il podio, quarta posizione arriva lo Slovenia, vero Tadei Pogacar co, eh, con un ritardo di 29 secondi dalla Teta vincitore Zana, quinta posizione per Ziga Ierman, sempre della nazionale Slovena Sesto Samuele Battistella della Cyber Team, eh, settima posizione per Massimo Orlandi della San Carlese, ottava per Arseni Nikiforov della Locosfix Nono, eccolo qua che arriva a Manuel Lallori a 51 secondi e la decima posizione arriva adesso eh, per L'atleta sempre della nazionale slovena Ziga Horvat che va a completare quindi l'ordine di arrivo. Ancora altri atleti che ovviamente arrivano alla, in alla piuttosto alla spicciolata a completare questa 55esima coppa eh, linari. Quindi bella l'affermazione per Filippo Zana che. Eh, ha avuto la meglio eh, nei confronti dei due atleti della Locon Sphinx e quindi ce l'ha fatta a battere anche la superiorità numerica. Adesso, eh, tra poco, vedremo le immagini del podio della 55 edizione della Coppa Linari, soddisfazione anche per il pubblico che cercava, pensava di dover applaudire e comunque l'avrebbe fatto un, vi un vincitore straniero come spesso succede, invece è stato bravo l'alfiere della Contri a, uh, come dire, battersi per la uh, vittoria e quindi veramente un bel successo per l'atleta diretto da uh, Bissoli e adesso noi andiamo a sentire le interviste realizzate da Stefano Masi Filippo Zana, un'altra bella vittoria, una stagione ricca di soddisfazioni, una stagione lunga sin dal ciclocross e poi anche la strada per te grandi emozioni. Questa è una corsa che vale molto. Sì, diciamo che è una delle più importanti che ho vinto. Ci tenevo molto a questa corsa, l'abbiamo preparata bene e dopo il successo di domenica qui in Toscana sempre sono riuscito a portare a casa anche questa magnifica vittoria. Si vede che la Toscana mi porta bene. E adesso speriamo di continuare così. E... Dai, una stagione che per adesso è andata nel migliore dei mondi, quindi non possiamo lamentarci e speriamo che l'anno prossimo speriamo di ripeterci. Ecco, nonostante la tua giovane età, sei un primo anno nella categoria, nel finale hai dimostrato esperienza perché non è facile battere due compagni di squadra. Come è andato l'ultimo chilometro? Sì, qui all'ultimo chilometro, avevo eh, detto non ce la faccio, però hanno iniziato a scattare prima uno e poi l'altro. e poi avevo un altro po' di fiato, ho provato a scattare io e sono riuscito a prendere 50 metri che li ho tenuti fino a qui all'arrivo. Silvano Cinelli della Cinelli Piume e Piumine, ancora una volta a fianco della Coppa di Linaria, ancora una volta un grande spettacolo, un'amicizia forte che ti lega gli organizzatori, una tradizione essere qui. Fin, da, fin dalla prima gara sono sponsorizzato. Bene, vi devo dire, io sono veramente emozionato oggi. Perché? Perché si pensa sempre che l'anno successivo le competizioni siano ancora più belle, ma in effetti poi c'è sempre questa indecisione Quest'anno devo dire che veramente è stata una cosa eccezionale, veramente. Quindi sono veramente contento di come si sono evolute le cose. Scusate, mi emoziono perché lo sento veramente questa gara qui. Appuntamento al 2017? Spero di sì. Pietro Ghidi della Ghidi Metalli a fianco della Coppa Linari, un impegno il vostro confermato anche quest'anno, è bello essere al fianco di un'organizzazione che è un'eccellenza in tutta Italia. Eh sì, come tutti gli anni il buon Orzucci viene e noi e mi dice ma questa me l'ha già detto, ma il prossimo anno si rifà la corsa. E noi finché si può, gli si dà sempre una mano volentieri perché è una bella corsa come tutti gli anni, non ha mai fallito una corsa che ha avuto anche personaggi, quando guardi il Giro d'Italia vedi Ulissi che l'ha vinto 5-6 anni fa, ti ricordi, ma ha vinto anche al Borgo, e ti ricordi delle belle ricordi, via lascia questa corsa sempre. Marco Lucchi, un'altra grande edizione archiviata, un bel successo, un ragazzo al primo anno che però ha già vinto tante corse quest'anno, un degno vincitore, ma questa è una tradizione qui a Borgo Buggiano. Sì, sono, oggi devo dire che sono molto contento perché erano, non avevo mai visto un'edizione così combattuta, è stata movimentata tutto il giorno, fughe contro fughe, ha vinto un ragazzo giovane di primo anno, come hai detto te, un ragazzo promettentissimo, davanti a due russi che sono andati veramente forti. Oggi la Slovenia, i russi e la contro hanno fatto la corsa e direi un inchino al vincitore. Una corsa mai banale questa della Coppa Linari perché col finale in cui praticamente non c'è pianura il gruppo difficilmente riesce a recuperare, quindi entrano in ballo anche le individualità e quindi i più forti. Sì, sicuramente. Eh, I più forti si sono visti proprio nel finale. Eh, la Russia non si è mai vista davanti, si sono visti in fondo, hanno diciamo così fra parenti persa la gara, 2 contro 1 però ho, eh, niente da dire per la contri. Marco, una gara che sicuramente ha un posto speciale nel cuore di tutti i ragazzi e nel cuore delle squadre. Dispiace che la Nazionale abbia fissato un ritiro proprio in questi giorni. Insomma, siamo vicini a Ferragosto, sarebbe giusto anche lasciare i ragazzi liberi. Sì, sicuramente. Io ho parlato con il commissario tecnico di Candido, lui ha programmato questo ritiro. Sono rimasto molto male perché il campione italiano è toscano. Corre una squadra toscana, Franco Ballerini, ho chiesto se poteva far gareggiare, non c'è stato niente da fare. Ho visto la Contri, sono venuti, gli altri l'ha portati al Sestriere. Se venivano qua a correre credo che facessero meglio figura. Lasciare i ragazzi così, i 10 migliori d'Italia, non portarli a fare una gara del genere, secondo me era un bel test per i campionati europei. Chiudiamo con una nota piacevole di ringraziamenti a tutti coloro che ti sono vicini. Sì, sicuramente. Innanzitutto Cinelli Piume, che è uno sponsor importante, il comune qui di Bugiano, che senza di loro questa gara non verrebbe fatta. Poi la Nobile, un ingrosso di carni veramente eccezionale, che ci ha dato una mano importantissima quest'oggi. Poi gli sportivi qui di Borga Bugiano, sono incommiabili, veramente. C'è un gruppo di amici che. Stamattina erano tutti presenti qua alle 8 per dare una mano. È una corsa che va, va da sola. È più facile dico, eh, organizzare una gara come questa che fare una gara dei sorgenti. Lo dico con il cuore perché è un lavoro minimo. Fausto Michelotti, spettore di percorso, la direzione di gara, tutti, le staffette, tutti. Devo ringraziare tutti. Oriano Orzucci, il presidentissimo che della società. Sempre assente però, sempre presente. Perché Oriano già pensa al 2017-2018, quindi tutto lì? Certo, lui è sempre in bicicletta, va sempre avanti lui. Però sinceramente è, è, una, è una pedina molto importante e vale molto. Oriano Orzucci, archiviata un'altra edizione, un'altra grande edizione della Coppa di Nari, sei qui contornato dalle tue miss, uno è tuo nipote, quindi non poteva finire, tutte e due, quindi uno non poteva finire meglio. Questa è la tua festa? Niente, sono... Contentissimo perché ho visto un'affluenza di pubblico, è andato tutto bene. Ci ha voluto bene anche il tempo perché ieri, sulle previsioni, aveva messo pioggia oggi. E si vede, Giove Prubio ci ha risparmiato, quindi, anche questo è un ottimo auspicio per l'avvenire. Io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, dagli sponsor a tutti gli addetti, anche alle transenne perché c'è bisogno di tutti. Quindi, è andato tutto bene. E non rimane altro che l'augurio al prossimo anno. Se il buon Dio mi fa essere sempre vivo, che so. Anche tanto. perché te da domani già inizi a cercare i fondi per il no, prossimo vabbè, anno. È una cosa scontata ormai, di <ride> Niente, Grazie tante e complimenti a tutti e ringraziamento a tutti.